Ciao a tutti e bentornati sul canale. Con questo video inauguro Hidden Gems, una rubrica che da tempo volevo cominciare e che spero di riuscire a portare avanti con frequenza. Lo scopo di Hidden Gems è quello di riscoprire film o registi che secondo me non hanno avuto la giusta risonanza o che col tempo sono stati addirittura dimenticati. In questo primo episodio parliamo del cult Miracle Mile, da noi distribuito con il terribile titolo Soluzione Finale. These people have just seen a new major motion picture called Miracle Mile. Here's what they have to say about it. Miracle Mile. Rated R. Miracle Mile racconta inizialmente della nascita di una storia d'amore tra il protagonista Harry e Julia, una donna che ha incontrato per caso in un museo di Los Angeles. I due passano assieme un piacevole pomeriggio e poi, siccome lei deve andare a lavorare, si danno appuntamento per mezzanotte, al termine del turno di Julia. Harry si sveglia in ritardo di 3 ore e si fionda di corsa al dinner dove lavora Julia, dove sempre per caso risponde a un telefono pubblico che squilla e qualcuno dall'altra parte della cornetta gli comunica che nel giro di un'ora verranno sganciate delle testate nucleari su Los Angeles. A questo momento il film cambia completamente tono e la commedia romantica dei primi 20 minuti viene spazzata via da un thriller urbano pre-apocalittico che fonde molti generi, ponendosi a metà strada tra quel filone di film ambientati in una sola notte in giro per una città, come possono essere I Guerrieri della Notte di Hill, Fuori Orario di Scorsese e Tutta in una Notte di Landis, e molto popolato sottogenere dei film a tema nucleare, che proprio nel corso degli anni 80 raggiunse il culmine della popolarità, in particolare con The Day After. Ma partiamo dal regista, Steve DeJarnett, personaggio particolare almeno quanto il film di cui stiamo parlando. Sconosciuta ai più, ma la cui storia si intreccia con quella di registi e film ben più noti. Classe 1951, DeJarnett può vantare una filmografia di appena 2 titoli, Miracle Mile, appunto, e Cherry 2000, stravagante film di fantascienza sul quale torneremo a breve. DeJarnett crebbe senza un particolare interesse verso il cinema, ma invece con dei grandi successi in ambito sportivo, in particolare nella corsa. Fu solo durante gli anni del college che, attraverso alcune delle sue frequentazioni, entrò maggiormente a contatto con la settima arte, interessandosene a pieno agli albori della nuova Hollywood. Cita in particolare Easy Rider come film che catturò la sua attenzione. Da quel momento la strada verso il cinema venne tracciata. Seguirono una scuola di cinema, l'American Film Institute, un breve documentario co-diretto insieme a Jim Cox, Eat the Sun, e un cortometraggio del 1978, Tarzana, un omaggio cinefilo ai noir del passato, girato non a caso in bianco e nero. Durante la produzione di Tarzana, DeJarnett lavorava come proiezionista dei giornalieri sul set dei Giorni del Cielo di Terrence Malick. Il tempo passato al fianco di Malick lo segnò, a suo dire, per la dedizione totale del regista verso la sua creatura, verso la sua arte, che metteva in primo piano rispetto alla sua stessa vita. Una formazione dunque fortemente radicata nello spirito e nella filosofia della nuova Hollywood, stagione cinematografica irripetibile nel panorama hollywoodiano, in cui il ruolo dell'autore fu più che mai centrale, accodandosi ai cambiamenti introdotti precedentemente in Europa da tutti quei movimenti che rivoluzionarono il mondo del cinema tra gli anni 50 e 60, su tutti la Nouvelle Vague francese con la ben nota politica degli autori. Per ragioni anagrafiche, DeJarnett non riuscì a vivere attivamente la nuova Hollywood dagli inizi. Appartiene a un'altra generazione rispetto a quella dei vari Scorsese, Coppola, De Palma, Malick e via discorrendo. Entrò perciò attivamente nel mondo del cinema con l'imprinting della nuova Hollywood, ma in un momento in cui l'industria hollywoodiana, visti gli strepitosi successi dello Squalo di Spielberg e Guerre Stellari di Lucas, iniziava a spostare il focus verso il blockbuster e un cinema più volto all'intrattenimento. La generazione dei registi nati nel corso degli anni 50, a cui DeJarnett appartiene, è invece quella dei fratelli Coen, di James Cameron, di Abel Ferrara, Robert Zemeckis e compagnia. Registi che hanno potuto vedere gli ultimi strascichi della nuova Hollywood, ma che hanno quasi subito dovuto avere a che fare con la Hollywood degli anni 80 di Reagan, dominata da blockbuster e action muscolari, in cui lo spazio riservato al tipo di cinema che andava negli anni 70 era sempre meno. And I have never seen such morale, such esprit de corps, such pride in their work.
all of us here at home should remember all those young men and women on the frontiers of freedom. Stevie T. Michaels from Elkton Mound. I hope that people out there recognize what a wonderful bunch of young people we've got in the military now. When they see someone in the street in uniform, I hope they'll go up and say hello and maybe tell them they're a little proud. Proud to know you. Proud to know you too, sir. Vietnam, 1984. Chuck Norris frees the Americans. He's the man for the job. Arnold Schwarzenegger, Commando. Let's party. Expert in light weapons and guerrilla warfare. Sylvester Stallone is back. È in questo contesto, nella seconda metà degli anni Ottanta, che Le Jarnet realizza Miracle Mile, la cui prima versione della sceneggiatura risale al 1979, totalmente un altro periodo dal punto di vista cinematografico. Sono stati necessari 8 travagliati anni per realizzarlo. 8 anni in cui si sono susseguiti problemi con la produzione e altri progetti, andati in porto o non. La sceneggiatura era arrivata nelle mani della Warner Bros., ma il regista, non soddisfatto delle condizioni imposte, ricomprò la sceneggiatura con i soldi guadagnati con un altro progetto, la sceneggiatura di Strange Brew del 1983. Dal 1983 al 1988 passarono per le mani di The Jarnet vari progetti, tutti mai concretizzatisi, perché lui pensava esclusivamente alla realizzazione di Miracle Mile. Rischiò ad esempio di dirigere Pee-wee's Big Adventure, che poi passò nelle mani di Tim Burton, allora il suo debutto. Nel frattempo Miracle Mile entrò a far parte di una celebre lista hollywoodiana di sceneggiature molto promettenti ma mai realizzate. L'unico progetto che accettò di dirigere fu Cherry 2000 del 1987, in un momento in cui stava ormai lavorando seriamente a Miracle Mile, che avrebbe dovuto avere come protagonista Nicolas Cage. Per una serie di eventi, The Jarnet si trova coinvolto nella realizzazione del progetto, già totalmente avviato, in seguito all'abbandono del precedente regista. Cherry 2000 è uno stravagante sci-fi di serie B, con un'interessante idea di base, ovvero quella di un mondo in cui i rapporti sentimentali e sessuali sono diventati una merce come qualsiasi altra cosa, tra robot casalinghe e accordi con tanto di contratto per rapporti sessuali nei locali a luci rosse del futuro. Cherry 2000, nonostante tutto, si distingue per delle sequenze particolarmente riuscite, in primis la scena dell'inseguimento con i lanciarazzi e la gru che solleva l'auto dell'eroina, non a caso utilizzata anche per la locandina del film. L'opera paga il debito verso l'immaginario post-apocalittico di Mad Max, film verso il quale The Jarnet non ha mai celato la sua ammirazione, tanto che nei primi anni Ottanta, quando stava cercando di giungere a un accordo con la Warner per Miracle Mile, aveva accettato di non girarlo in prima persona solo se fosse stato diretto da George Miller. È interessante inoltre il fatto che gli unici due film del regista abbiano in comune l'idea dell'apocalisse, post-apocalisse nel caso di Cherry 2000 e pre-apocalisse nel caso di Miracle Mile. In realtà è stato frutto del caso dal momento che The Jarnet si trova coinvolto in un progetto già avviato, come dicevamo. Resta però emblematico di come la generazione del regista, quella dei nati negli anni 50 negli Stati Uniti, sia stata fortemente influenzata da questa idea dell'apocalisse incombente, in particolare di un'apocalisse atomica, come vedremo a breve. In ogni caso, Cherry 2000 non riscosse un grande successo, anche se è stato poi rivalutato nel corso del tempo. The Jarnet si trovò quindi da grande promessa, in seguito a Tarzana, a regista di B-movie di scarso successo. Nonostante ciò, riuscì finalmente a farsi produrre il tanto agognato Miracle Mile. John Daly e Derek Gibson, i produttori, ci hanno visto lungo in molti casi, dando seconde occasioni a registi in situazioni simili a quella di The Jarnet. Basti pensare all'allora giovane James Cameron, reduce dell'insuccesso di Piranha Paura, un altro B-movie, al quale produssero Terminator. Ma quella è un'altra storia e sappiamo tutti come è andata a finire. The Jarnet quindi riuscì a realizzare il suo sogno e a dare alla luce la sua creatura, seppur con un esiguo budget di circa 4 milioni a disposizione. Cosa più importante, riuscì a realizzare il film come lo voleva, con un finale agghiacciante e senza speranze, in netta controtendenza rispetto al cinema patriottico e reazionario del periodo. Finale che probabilmente fu la causa di molti dei problemi produttivi del film. Miracle Mile, a differenza di Cherry 2000, è un film molto più ambizioso, l'unico in cui possiamo vedere The Jarnet esprimersi a pieno, non a caso da lui tanto voluto per anni. Il tema dell'olocausto nucleare viene qui declinato in modo estremamente efficace e originale rispetto a diverse opere degli anni Ottanta,
con un inizio fuorviante cui segue una progressiva caduta verso il caos. Los Angeles, sulla quale viene fatto un ottimo lavoro per quanto concerne la scelta delle location, è teatro di quanto già preannunciato da molti altri film del genere, e l'immagine dei missili atomici che sorvolano l'iconica scritta Hollywood vale di per sé la visione del film. Traspare poi il fascino per la metropoli notturna, caratteristica fondamentale di tutte le opere, molte già citate precedentemente, in cui tutto avviene nell'arco di una notte. Si susseguono scene sempre più surreali, tanto che il protagonista stesso si domanda se stia sognando e viene il dubbio fino alla fine che il panico in cui è sprofondata la città sia in realtà infondato e che il protagonista si sia davvero inventato tutto. Ad aumentare queste atmosfere surreali, la colonna sonora dei Tangerine Dreams e il tono da commedia grottesca che viene abbandonato solo sul finale. È negli ultimi minuti che abbiamo la conferma definitiva che è tutto vero. Lo capiscono anche i due protagonisti, che smettono di scappare e correre da un posto all'altro, arrendendosi al loro inesorabile destino. Un finale chiaramente figlio di un'altra epoca, in ritardo di circa un decennio. Come mai dunque un gran film come Miracle Mile è quasi scomparso nel nulla? Perché ci ricordiamo invece di The Day After, secondo me nettamente inferiore? Si può provare ad avanzare qualche ipotesi. Come ha sottolineato lo stesso Le Jarnett, il film ebbe un discreto successo di critica inizialmente. Venne presentato al Sundance, dove piacque abbastanza, ma venne poi travolto dal successo di Sesso, Bugie e Videotape di Steven Soderbergh, su cui si puntarono i riflettori del circuito indie, tagliando fuori Miracle Mile. Per quanto riguarda il circuito mainstream, il percorso fu simile. Debuttò molto positivamente per le prime due settimane, venendo poi oscurato dal successo di film come Indiana Jones e l'Ultima Crociata e L'Uomo dei Sogni. Aggiungiamoci un altro fattore. Nonostante The Jarnett rivendichi il fatto che Miracle Mile sia stato scritto nel 1979, prima dei film a tema olocausto nucleare più famosi, come il già citato The Day After, venne effettivamente girato nel 1988, arrivando al pubblico americano nel maggio del 1989, pochi mesi prima della caduta del muro di Berlino, con tutto ciò che questo comportò. Tempismo sbagliato, forse, per un film così profondamente radicato negli anni della Guerra Fredda, come testimonia anche il fatto che The Jarnett abbia spesso ribadito quanto Miracle Mile sia figlio dell'educazione nucleare e del terrore vissuto dalla sua generazione, cresciuta con le simulazioni dei comportamenti da attuare in caso di attacco nucleare. Be sure and remember what Bert the Turtle just did, friends, because every one of us must remember to do the same thing. That's what this film is all about. Duck and cover. Now, we must be ready for a new danger, the atomic bomb. First, you have to know what happens when an atomic bomb explodes. You will know when it comes. We hope it never comes, but we must get ready. It looks something like this. There is a bright flash, brighter than the sun, brighter than anything you've ever seen. If you were not ready and did not know what to do, it could hurt you in different ways. It could knock you down hard or throw you against a tree or a wall. It is such a big explosion, it can smash in buildings and knock signboards over and break windows all over town. But if you duck and cover like Bert, you will be much safer. La travagliata vicenda produttiva che ha ritardato la realizzazione del film di quasi un decennio ha sfortunatamente fatto sì che il film uscisse in un periodo in cui ormai la paranoia del nucleare era già stata ampiamente esorcizzata e sfruttata dal cinema hollywoodiano. E siano queste le ragioni oppure no, poco importa. Il fatto è che il film non incassò particolarmente bene, anche se non andò neanche eccessivamente male. The Jarnett uscì molto provato e deluso da questa esperienza, deluso dalla piega che aveva ormai preso l'industria hollywoodiana, ben lontana dalla libertà espressiva del periodo della nuova Hollywood. Il nome di The Jarnett salta fuori per diversi progetti, tra cui Gremlins 2 e Lo Squalo 4, ma niente arriva a concretizzarsi. Il regista passò dunque alla televisione, scrivendo e girando diversi episodi per varie serie TV e abbandonando del tutto il cinema, al quale tutt'oggi non si è riapprocciato, proprio per la grande difficoltà del farsi produrre progetti al di fuori dei canoni di ciò che è vendibile. La storia poteva finire così, ma invece è successa una cosa interessante. Nel mercato dell'home video, VHS prima e DVD dopo, Miracle Mile è stato via via rivalutato, diventando col tempo un piccolo cult, così come, anche se meno, Cherry 2000. Lo stesso The Jarnett, che attualmente lavora in ambito universitario, è diventato un regista di culto, infatti si trovano molte sue interviste in giro per il web.
Il regista è stato furbo e ha lavorato in prima persona per alimentare il culto della sua filmografia, realizzando un sito che gestisce lui stesso, in cui ha raccolto una quantità enorme di materiale riguardante le sue opere. Dagli storyboard ai trailer, passando per vari video promozionali, foto del backstage e quant'altro. Una manna per i suoi fan. Miracle Mile dunque è ritornato sui radar, complice anche probabilmente il fatto che il film sia diventato negli ultimi anni sempre più attuale, tra le minacce della Corea del Nord e il costante richiamo alla minaccia atomica nel conflitto russo-ucraino. Forse sul finire degli anni Ottanta non era il momento giusto per proporre un film come Miracle Mile, per mettere in scena un incubo atomico in un periodo in cui apparentemente stava giungendo al termine l'incubo della Guerra Fredda. Tristemente però, come una spada di Damocle, la presenza scomoda del nucleare è sempre rimasta lì, rievocata a intermittenza nel corso del tempo. Mai però è stata così ingombrante come dall'inizio del conflitto ucraino, cosa che, nonostante l'estetica chiaramente figlia degli anni Ottanta, rende Miracle Mile più che mai attuale.